Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Bergamo Vota. Inizia qui questa serata il percorso di avvicinamento di Bergamo TV verso le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio prossimo, alla scoperta dei candidati del maggiori a poltrona di sindaco dei maggiori comuni della nostra provincia. Partiamo questa sera subito da San Pellegrino, San Pellegrino che presenta tre candidati alla poltrona di sindaco. Andiamo subito a salutare e presentarli. Partiamo da Hector Pavesi di Vivi San Pellegrino Terme, buonasera. Buongiorno. Vittorio Milesi di Insieme per San Pellegrino, buonasera. Buonasera. E infine Raffaella Sonzogni di Uniti per Cambiare, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora partiamo subito, perché i tempi sono contingentati, con Hector Pavesi, pensionato sessantenne, appoggiato anche dalla Lega Nord. Qual è la priorità del vostro programma? Ma la priorità del nostro programma è quella, non vediamo al momento un approssimarsi dell'apertura, della riapertura. Chiediamo pertanto al gruppo Percassi che si attivi il più presto possibile per far sì che la città di San Pellegrino ritorni ad essere quella gloriosa città degli anni passati. Per il resto ci sono tante altre cose che chiediamo. Chiediamo che venga rivisto il progetto nel suo complesso, senza dire che non va bene. Crediamo che un turismo d'élite in Val Brembana non sia possibile al momento attuale, visto la crisi che copre oramai ogni settore pubblico e privato. Pertanto siamo più verso un turismo di massa, ma non una massa bassa. Pensiamo a dei redditi bassi, gente normale, con una diversa impostazione, sì, una segmentazione più confacente alle esigenze di tanti. Perfetto. Cioè. Vittorio Milesi, 51 anni, attuale vice sindaco e già sindaco per due mandati, sostenuto dunque dal Insieme per San Pellegrino. Qual è la priorità del vostro mandato, del vostro gruppo? Ma in cima al nostro programma c'è sicuramente il problema del lavoro che manca a San Pellegrino come in Valle Brembana, e quindi creare delle nuove occasioni, delle nuove opportunità di lavoro, perché una comunità e una valle che non hanno lavoro sono una comunità e una valle senza speranza. Da questo punto di vista noi crediamo che sia indispensabile la rapida attuazione dell'accordo di programma per lo sviluppo turistico di San Pellegrino e della Valle Brembana, che ha registrato, e questo credo debba essere riconosciuto, dei ritardi, dei gravi ritardi rispetto a quelle che erano le previsioni originali. È comunque questa un'operazione pienamente in campo, è un'operazione condivisa, che continua ad essere condivisa da Regione Lombardia, dalla provincia di Bergamo e dal mondo economico e sociale di San Pellegrino e di tutta la provincia, e quindi credo che lo sforzo che dobbiamo fare sia nella rapida attuazione appunto di questo accordo di programma, in quella che è in particolare la sua parte fondamentale, e quindi la realizzazione del nuovo centro termale. Raffaella Sonzogni di Uniti per Cambiare, avvocato, consigliere di minoranza uscente, anche per voi qual è la priorità nel vostro programma? Allora, noi vogliamo offrire ai sanpellegrinesi un cambiamento. Dopo 15 anni di monocolore Milesi Scanzi, noi vogliamo che si cambi soprattutto regia nel rilancio turistico e termale di San Pellegrino. Dopo i proclami avvenuti delle terme più belle del mondo e dell'hotel a 7 stelle, il paese è con un gran giro, un'enorme voragine al centro del paese, e noi vogliamo che il gruppo Percassi
provveda immediatamente all'apertura delle terme e dell'hotel delle terme, e questo ponendo al privato i giusti paletti che la passata amministrazione non ha saputo mettergli. Chiediamo chiaramente a Percassi di rimanere, non siamo contro Percassi, ma vogliamo un intervento decisivo ed immediato. Vogliamo la tutela del nostro patrimonio Liberty, perché San Pellegrino è un gioiellino del Liberty di tutto e quindi deve rimanere tale. Anche la San Pellegrino S.p.A. dovrà investire sul termalismo, perché è obbligatorio che faccia anche interventi termali. Quindi un'azione amministrativa seria, concreta e determinata. Rimaniamo a lei, Sonzogni, per gli altri punti nel vostro programma. Quali punti tenete? Noi puntiamo molto anche alla trasparenza dell'azione amministrativa. Crediamo che l'accordo di programma, che è molto importante, vada condiviso con la gente. Non possiamo accettare che sia la minoranza che informa la cittadinanza, come è avvenuto negli ultimi 5 anni. Non possiamo stare a guardare battage pubblicitari sull'accordo di programma, che da 5 anni è inattuato. Noi vogliamo dare risposte concrete, e i 5 anni futuri saranno molto difficili. Ci sarà bisogno di competenza tecnica, di valore aggiunto che noi proponiamo al Paese per un cambiamento, un nuovo stile di gestire la cosa pubblica. Ecco, Milesi, anche per voi gli altri punti all'ordine del giorno del vostro programma. Ma credo che tra le altre priorità debba essere ricordata la rapida approvazione del piano di governo del territorio, che dovrà fare alcune scelte, in particolare dovrà recepire all'interno di questo strumento urbanistico questa prospettiva di sviluppo turistico, assieme anche, nei limiti ovviamente del possibile, a tutta una serie di istanze che i cittadini hanno presentato rispetto a questo strumento urbanistico. Io credo che poi le altre priorità debbano essere un'attenzione alle frazioni, ai problemi che hanno in particolare le nostre frazioni, i nostri quartieri, che vivono comunque delle condizioni, diciamo, di maggiore difficoltà rispetto al resto del territorio della cittadina, e poi non sicuramente ultimo un'attenzione ai problemi delle persone che vivono in condizioni di debolezza, di maggior fragilità all'interno della nostra comunità. Da questo punto di vista crediamo in questi anni di aver dato modo così di manifestare questa nostra attenzione alle persone. Siamo stati come comune anche riconosciuti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un premio, del premio Amico della Famiglia, e recentemente, nel mese scorso, da parte del Presidente Formigoni, del premio Famiglia e Lavoro. Credo che questi riconoscimenti testimoniano questa attenzione nei confronti delle persone, dei confronti delle persone che vivono in condizioni di maggior debolezza, e questo ci impegniamo a fare anche nel prossimo mandato. Grazie Milesi. Pavesi, anche per lei gli altri punti nel vostro programma quali sono? Noi consideriamo il comune come la casa dei cittadini. Siamo lì, andremo lì, ascolteremo i problemi della gente, cercheremo di risolvere i loro problemi. Un altro punto del nostro programma è la creazione in San Pellegrino di un ufficio turistico mirato per le esigenze future di San Pellegrino. Abbiamo al nostro interno un candidato consigliere con capacità oggettive di gestione manageriale. Pensiamo che in questo comune ci vogliono delle persone all'altezza della situazione. Non possiamo più pensare di avere persone che non sono all'altezza, perché le sfide che ci vedono nei prossimi anni sono di notevole importanza. Le scelte fatte da questa amministrazione ci portano purtroppo a dire che le cose così come sono state fatte non vanno bene, e di conseguenza abbiamo cercato nel nostro interno delle persone valide per portare avanti questo progetto, un progetto serio, condiviso, e soprattutto sarà condiviso dalla gente. Facciamo un ultimo giro per un appello al voto con tutti e tre i candidati. Partiamo ancora da Pavesi, subito un appello al voto. Vivi San Pellegrino Terme, per il resto siamo qua. 30 secondi anche per Milesi, ultimo appello al voto. Ma noi chiediamo il voto convinto dei San Pellegrinesi per continuare a portare avanti un lavoro che abbiamo avviato in questi anni. La nostra squadra è una squadra collaudata,
guidata dal sindaco Gianluigi Scanzi, e credo che questo sia una garanzia, perché non ci si improvvisa nell'amministrare un comune. E quindi ecco, il nostro appello agli elettori è nella direzione appunto di un voto responsabile e convinto che consenta di portare avanti la grande operazione di rilancio, in particolare turistico, di San Pellegrino, proprio perché questa nostra comunità ha bisogno della realizzazione di questa di questo sviluppo, proprio per in particolare. Bella Sonzogna, anche per lei l'ultimo appello al voto. San Pellegrinesi, cambiate per una svolta vera, una svolta concreta, liberate la vostra voglia di cambiamento che esiste in voi per evitare gli errori del passato, per credere in un futuro migliore, un futuro che dobbiamo cercare insieme e costruire insieme, perché il futuro appartiene a chi lo cerca e lo costruisce. Votati, unite per cambiare. Perfetto, siamo arrivati in fondo a questa tribuna elettorale. Ricordo i candidati dunque per la poltrona di sindaco di San Pellegrino, che sono Ettore Pavesi della lista civica Vivi San Pellegrino Terme, appoggiata dalla Lega Nord, Vittorio Milesi di Insieme per San Pellegrino e Raffaella Sonzogni di Uniti per Cambiare. Per questo appuntamento di Bergamo Vota è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento in onda da venerdì con altri comuni al voto. Parleremo di Cologno al Serio, Verdellino e San Giovanni Bianco. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata. Media Service.